Buongiorno. Qualcuna di voi sa di un'esposizione d'arte qui in città? Sei tornato a Roma! Giusto il tempo di farti visita. Ezio, non mentirmi. Devo partecipare a un'esposizione privata di quadri di Leonardo. C'è un'esposizione a Castel Sant'Angelo in serata, ma ti servirà un invito. Fortunatamente so dove puoi procurartene uno. Ti garantirà l'accesso ai piani inferiori. Solo i cardinali possono salire di sopra. Sapevo di poter contare su di te. Sì, sì. Ti faccio accompagnare dalle ragazze. Buona fortuna e non farti acciuffare. Immediatamente. I proprietari possono chiedere un indennizzo al notaio del cardinale. Segnalati molti casi di cedimento di pali in qualche modo indeboliti. Fate del vostro meglio. Quell'invito non c'è. Lo consegnerò a sua signoria. Venite con me. Una volta entrati, segnerò i dipinti che dovrete rubare. Portateli alla bottega di Leonardo. Capito?
L'invito? Eccolo. Oh, cielo. Tornate presto, spero. Serena notte. Ehi, che diavolo t'ha preso? Che ci fai qui, eh? Abiti qui vicino? Sei in visita a uno zio? La mamma sa che sei qui. Bravo! Assai ardito. Non avevo mai visto prima d'ora un'annunciazione con questa prospettiva. La composizione ne soffre, temo. La luce divina non rifulge come si deve. Non mi commuove. Oh, siete un inguaribile tradizionalista, amico mio. I superiori sono aperti ai cardinali che vogliono ammirare altre espressioni di devozione. Qualunque cosa si tratti, mi voglio stare fuori, ti prego!
ucciderlo. Non è come sembra. Due dipinti sono scomparsi. Deve esserci un ladro! Hai scoperto qualcosa? Niente, purtroppo. Nessuna pagina. Nulla. Impossibile. Devono avere qualcosa di particolare. Pensa. Ho pensato fin troppo. Non vedo indizi in questi dipinti. Salai, Leonardo non cela le sue ricerche. Scrive spesso alla rovescia e... Ezio fa anche degli esperimenti con gli inchiostri, fra i quali uno che svanisce. Ma l'inchiostro invisibile non si può vedere. Giusto? Ezio, usate il vostro dono! Sai anche di quello? Ci sono dei disegni sul quadro. Avevamo ragione! Ce n'è un altro. La ricerca su questo è conclusa. Eccone uno. Vedo che con quello avete finito. Ne ho trovato uno. Ho trovato due disegni. Vedo un disegno.
trovato tutto. Qui c'è un disegno. Ce n'erano due anche in questo. Ho trovato tutte le immagini. Sembra che si possano combinare. Avanti, disegnatele! Portami carta e penna. Quella è una mappa. Segnate l'ingresso. Prima devo disporne i pezzi. Un attimo. E i dipinti finiti in cenere? Sembra che le parti mancanti non saranno necessarie. Vogliamo scommetterci? No. Eccolo, l'ingresso delle catacombe. Andate. Riportatelo da me. Tieni duro, vecchio mio. Sto arrivando. State tradendo la mia! Ditemi dov'è l'ingresso! Sono ingenuo. Credere che abbiamo perseguito il sapere. Perché perseguire il sapere senza fare uso? Abbiamo l'occasione di creare un mondo migliore, in cui saremo liberi di plasmare il nostro destino.
Se io non fossi disposto a far parte della vostra visione, sarebbe assurdo. Ma non capite. Noi possiamo bandire l'ignoranza, liberare le genti dalle classi sociali, dai regni, dalle pulsioni animali. Tutti avranno la verità a portata di mano. Per mia morte, genti vitali, in quel tempio c'è l'unificatore di Dagon. Lo sappiamo entrambi. Il numero associato a tutta la natura, a ogni cosa, è l'origine. Con esso possiamo aprire la mente e l'anima degli uomini e riempirle di sapere. Come al di sopra, così al di sotto. Quello è il voto ermetico. Insieme trasformeremo gli uomini in dei. Ora mostratemi l'ingresso. Perché? Non sapete dove si trova? E come potrei? Conoscete quello che vuole l'umanità? Pensavo che scoprire la posizione di un semplice ingresso nascosto fosse una pazzecola. Voi... dove si trova? Indovinate. La vostra ostinazione mi è venuta a noia. Procedete. Il mio corpo può soffrire, ma la mia mente non prova dolore. Notevole. Fatelo ancora. Ancora! Fermi! Ezio Auditore! Voi che avete arrestato Cesare Borgia, che avete impedito il diffondersi dell'ignoranza a Roma, convincete il vostro amico Leonardo ad aprire il tempio e ad entrare nell'era d'oro dell'umanità. Dovrei persuadere il nostro amico a calci. O preferite che io adoperi il pugnale? Al contrario, non c'è cosa più auspicabile per me di una soluzione pacifica. Aiutate Leonardo a capire. Con l'unificatore pitagorico rimetteremo insieme l'umanità. Non sotto il mio credo. La rivoluzione inizierà senza di voi. Uccidetelo! Ehi! Fermo! Leonardo, devo sapere! Sono con te, frate! Lo prenderemo! State tranquilli! Ora, fratelli! Dai! Molto azzardato! Statemi lontano, assassino! In fondo siamo... Voi... un assassino... nemico del sapere... La ricerca della verità è una scelta. Renderla obbligatoria serve a poco. Quelle genti perdute, quei regni in guerra, li avrei liberati dalla sofferenza. Che tu possa conoscere la verità nella morte, requiescat in pace. Vieni. Andiamocene di qui. Non possiamo, Ezio. Dobbiamo raggiungere l'ultima sala del tempio. Sei ferito? Me la caverò. Se quel numero rimane intatto, rischiamo che un altro pazzo lo scopra. Vieni. Prendi la fiamma. Aprirò la strada.
Per fortuna ho mandato Massimo a caccia dei miei quadri e ciò ha rallentato molto i loro progressi. I pitagorici credevano che l'anima si muovesse nelle fessure della terra come un raggio di luce. Essa accende il fuoco che simboleggia il sapere. Ci sei quasi! Facile a dirsi per te. Dobbiamo procedere oltre! Immagino che Salai sia in giro a sperperare il mio tanto sudato denaro. È a casa sano e salvo. Mi conforta. Per il denaro, ovviamente. Non hai bisogno di dirmi. Salai ti si confà. Approvo. Io... Leonardo da Vinci senza parole. Questa è una novità. Servirebbe un po' di luce qui. Hai udito? Il vento. I pitagorici credevano che tutte le forze della natura potessero essere ridotte a numeri. La matematica può quindi agire sulla natura, consentendo all'uomo di sfruttarne il potere. Tornare quassù. Thank you.
modo per risalire. Solo un'ultima sala prima di raggiungere il centro! Guarda un po'. Delizioso. Il fuoco della conoscenza. Esatto. Secondo i pitagorici, l'armonia si ottiene unificando il molteplice, quando molti pensieri si combinano per formare un'idea originale. Tornerà utile, Siccato. Sì, che illuminazione! Molto divertente.
L'unità è compiuta, ma la porta ancora non si apre. Leonardo, vieni qui. Riconosci questi simboli? No. Aspetta. Questi sono i simboli che mi ha mostrato la mela dell'Eden. Sono in ordine sbagliato. Fammi provare a rimetterli a posto. Fatto. Conosco questa architettura. Quelli non sono simboli pitagorici. 43, 39, 19, N, 75, 27, 42... Doppio. Nulla. Il culto di Ermete si sbaglia. Il numero non ha senso. Te ne vai. Nessun numero può riparare il mondo. Vieni, amico mio. Aiutami a trovare una nave per lavarla. Devo chiudere i conti con Cesare Borgia. Esso non è destinato a noi. Ezio, mi nascondi qualcosa? A cos'altro stai lavorando? Ebbene, ho iniziato diversi studi di anatomia. Poi Re Luigi XII pare interessato ai miei lavori di meccanica. Oh, sì! Sto pensando di rifare quel San Giovanni perso nell'incendio. Salai mi farà ancora da modello, ovviamente. E poi voglio studiare una partoriente per vedere come cambia il suo corpo. Interessante. Parlamene un poco. Adesso puoi sedare Desmond. Abbiamo l'informazione necessaria. È troppo tardi, il danno è fatto. Sembra sia entrato in una specie di coma. Ne uscirà, vedrai. L'ha sempre fatto in passato. La